www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Thank you.
Ben ritrovati per una nuova puntata di Password. Tre musicisti, pianoforte, sassofono e contrabbasso, tutti e tre di Ariano Erpino e tutti e tre abbondantemente sotto i 30 anni, con una formazione al prestigioso Conservatorio Cimarosa di Avellino. Le loro storie in qualche modo si intrecciano, legami di amicizia e collaborazioni. Abbiamo visto solo una breve anticipazione nella copertina, ma oggi a Password avremo modo di conoscerli direttamente. Diamo il benvenuto a Nicola Memoli, classe 1991, diplomato al Cimarosa in contrabbasso, è stato componente dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori che nel 2013 ha accompagnato Gianni Morandi nell'Arena di Verona. E possiamo ben dire che il contrabbasso è una questione di famiglia. Poi benvenuto a Luigi Giardino, 24 anni, anche lui ha respirato musica sin dalla nascita, ha poi incontrato il sax anche per motivi terapeutici e già da 10 anni è il tutor di un'orchestra di ben 100 musicisti, ovvero la Sonora Junior Sax. E poi abbiamo Antonio Gomena, benvenuto Antonio, che ha proprio il rigore e la calma di un pianista, soli 11 anni entra in conservatorio ed è riuscito a realizzare già uno dei suoi sogni più grandi, poi ci racconterà anche quale. Dicevamo, Luigi, tre storie parallele, poi in alcuni momenti le vostre vite professionali si sono incontrate. Sì, assolutamente sì. Diciamo che io e Nicola appunto ci conosciamo da quando eravamo bambini, proprio perché i nostri genitori ci hanno trasmesso questa passione per la musica, suonavano insieme con un gruppo di Ariano appunto, un gruppo storico di Ariano, sì, il Quadrifoglio, la Quadrifoglio's Band, e con cui abbiamo anche collaborato e suonato da quando eravamo proprio piccoli. Successivamente poi andando avanti Nicola si è diplomato, si è fatto accompagnare al pianoforte appunto proprio da Antonio. E ho chiesto a Nicola, ho bisogno di un pianista anch'io per il mio diploma. E Nicola mi disse, se cerchi un pianista veramente bravo ti puoi affidare ad Antonio. E grazie a Nicola quindi ho conosciuto Antonio, che mi ha accompagnato al diploma successivamente e con cui abbiamo collaborato anche per altri concerti insieme. Quindi altri progetti comuni. Nicola, il contrabbasso in realtà è il tuo secondo amore. Qual è stato lo strumento che ti ha avvicinato alla musica? Ma lo strumento con cui ho iniziato è stata la chitarra. Una scelta musicale pilotata, in realtà, perché mio padre mi ha indirizzato appunto allo studio della chitarra. Quando poi è arrivato il momento di scegliere una strada più professionale, quindi di intraprendere, la tua strada. Sì, intraprendere un percorso accademico, ci sono stati dei problemi perché appunto con la chitarra non riuscii a entrare in conservatorio e quindi mio padre, che comunque ha suonato il contrabbasso e suona tuttora il basso elettrico come hobby insomma, pensò di farmi entrare in conservatorio con il contrabbasso e poi una volta entrato avrei potuto fare il trasferimento interno nella classe di chitarra. E invece okay. Ciò non è avvenuto. E l'anno successivo non è avvenuto, non è successo qualcosa di... Una magia con sì, questo una magia, strumento. Sì, sì. E da qui diciamo è nato, non lo so, mio pensiero, secondo cui è lo strumento che sceglie lo strumentista. Quindi c'è stato sì, proprio questo, esatto, sì, questo una amore, cosa, poi sì. Anche un po' in ritardo, però sì, il vero amore ritardo, è esatto, arrivato. Sì. Antonio, invece tu e il pianoforte, quando vi siete incontrati? Diciamo che il pianoforte è stato per me al tempo stesso un punto di arrivo e un punto di partenza, perché ho iniziato relativamente tardi, all'età di 8 anni, rispetto a quelli che sono magari i canoni professionali in altre nazioni, e diciamo è stata un po' la risposta a una esigenza di serenità, un'esigenza di svago, di impegno, è stata una curiosità all'inizio e da questo punto di vista è stato appunto un punto di arrivo. Un punto di partenza lo è stato poi quando tramite il maestro Octavian Cristiani Chita, che è stato il mio primo insegnante e a cui sono molto grato perché è grazie a lui che mi sono appassionato alla musica,
Da quel momento in poi ho iniziato a nutrire questa passione, ad alimentarla, da qui quindi l'ingresso in conservatorio e quindi un punto di arrivo che man mano si è arricchito con tante esperienze. Tra l'altro, proprio con questo maestro tu sei andato a Sanremo. Sì, è stata forse la prima vera esperienza che mi ha gratificato, che mi ha dato stimoli ed entusiasmo a continuare nel 2009 insieme al coro di Apason del secondo circolo Rioni Martiri. Partecipammo come una delle migliori scuole selezionate in Italia nel Festival della Yamaha a Sanremo. Il pubblico è tuttora distante un po' dalla musica classica, resta una nicchia dorata, però tu sei, diciamo, uno dei protagonisti di questa rassegna musicale classicariano che si impegna a diffondere la cultura classica nel territorio. Noti che qualcosa sta cambiando? Ma dal mio punto di vista, Classicariano è stato innanzitutto un sogno, una realtà affascinante perché l'ho conosciuta quando appunto era ai primi passi e rappresentava per me un'ambizione, ma un'ambizione che vedevo distante. Adesso da qualche anno ho avuto il piacere, l'onore, ma adesso anche la responsabilità di esserne parte. E appunto con vari concerti che ci sono stati ad Ariano, con quest'ultimo concerto che c'è stato il 26 dicembre in cattedrale, e sicuramente Classicariano ha rappresentato un momento di condivisione anche con la città di Ariano, perché spesso noi musicisti viviamo un po' ai margini della società, un po' in disparte, proprio perché una scelta, una vocazione come la musica classica richiede grande sacrificio. E appunto unire questo sacrificio alla dimensione sociale di Ariano è stata una grande gratificazione. E not ho notato che il pubblico di Ariano è molto attivo e molto partecipe in Classicariano. Ecco, in Classicariano poi naturalmente un ringraziamento va al dottore Enrico Maria Mazza, che è un infaticabile sostenitore di questo progetto, e al maestro Marco Schiavo che mi sta dando la possibilità di fare queste esperienze che altrimenti sarebbero state più difficili da raggiungere nell'immediato. Luigi, anche tu, come appunto abbiamo detto, vieni da una famiglia di musicisti. L'incontro con il sassofono ha un motivo anche, diciamo, terapeutico, come anticipavamo poi Assolutamente prima. sì, assolutamente sì, perché la scelta dello strumento, data l'età, io ho iniziato a suonare all'età di 6 anni, mio padre e mia madre spinsero per lo studio di uno strumento musicale. Ai tempi c'era un grande sassofonista, attualmente Luigi Grasso, che adesso è in Francia, che studiava sassofono. Io mia, Un'altra sì, arianese. un altro arianese appunto, che è diventato un musicista a livello internazionale. E grazie a lui è nata questa passione per questo strumento. Mio padre mi ha spinto proprio per suonare questo strumento, anche perché soffrivo di asma quando ero piccolo, insomma. Proprio grazie allo studio del sassofono, all'allenamento appunto dei polmoni per poter suonare uno strumento a fiato, ho cercato in qualche modo di guarire questa mia patologia e soprattutto poi mi ha aiutato anche a stare meglio anche fisicamente, sì, oltre al fatto che poi il sassofono è uno strumento che ho amato dall'inizio, il rapporto che riesco ad avere con uno strumento a fiato è veramente, veramente particolare, veramente bello, sì. Ne parleremo Luigi di questo, perché adesso voglio chiedere a Nicola qual è stato poi il momento più ricco di soddisfazioni fino ad oggi nella tua carriera. Ma ci sono stati molti momenti, in realtà. Mi ricordo una tournée italiana che abbiamo fatto all'Accademia del Teatro alla Scala, con cui ho collaborato dal 2013 al 2015, e in cui abbiamo seguito la Quinta Sinfonia di Mahler con Fabio Luisi, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra attualmente in circolazione. E in una di queste tappe della tournée, appunto, c'era il Teatro di San Carlo a Napoli. È stata veramente una bella soddisfazione, insomma, suonare nel teatro più bello del mondo con un direttore del calibro di Fabio Luisi e con un programma del genere molto impegnativo. Diciamo, è Ricco importante. di emozioni, Sì, insomma. così come anche essere primo contrabbasso dell'Orchestra Giovanile Italiana da un anno.
adesso ho iniziato il secondo anno e quindi anche lì tante esperienze, tanti concerti, tante tournée con grandi direttori. Luigi, invece per te c'è un concerto, un'esibizione che poi ti ha fatto rendere conto che la tua maturità artistica, insomma, è arrivata a buon punto? Assolutamente, sì. Proprio come diceva Nicola, appunto, forse il direttore d'orchestra è un punto importante della nostra fase artistica. È un termometro. È un termometro, sì, anche perché forse se devo scegliere un momento particolare tra i tanti, la mia prima esperienza come solista con l'orchestra l'ho avuto appunto con l'Orchestra Rossini del Conservatorio di Pesaro, e come direttore d'orchestra c'era il maestro Marvulli, che è un grande, un noto maestro, insomma, direttore d'orchestra in Italia, e quella è stata l'esperienza che mi ha gratificato, perché poi fare il solista con l'orchestra ti dà una grande opportunità di studio, di approfondimento, di conoscenza oltre del tuo strumento, del tuo brano, ma delle parti dell'intera orchestra, oltre alla gestualità del direttore che ti insegna tante cose, quindi sicuramente quella è stata l'esperienza che mi ha fatto crescere di più nell'ambito artistico, sia come musicista che come persona, perché poi ti dà anche un rigore, una devozione allo studio e alla conoscenza appunto della partitura. Antonio, invece per te, lo abbiamo detto, un po' il tuo sogno già si è realizzato, almeno quello che avevi a stretto giro, ovvero hai suonato appunto alla Carnegie Hall di New York. Anche in questo senso c'entra un po' Classica Ariano, vero? Beh, molto, direi, perché è stato sicuramente forse il momento di più grande soddisfazione nel mio percorso di studi, ed è avvenuto il 2 marzo del 2016 ed è stato sicuramente un sogno che si è coronato esclusivamente e imprescindibilmente grazie a Classica Ariano, che ha sostenuto questo progetto in collaborazione con la soprano coreana Chung Gwa Lim, che è stata un po' un'ambasciatrice della musica coreana sia qui ad Ariano, dove abbiamo ripetuto lo stesso concerto, sia poi a New York, alla Carnegie Hall, dove appunto ci siamo esibiti in un estratto di musiche di arie d'opera italiana, ma anche di musica folcloristica coreana, e quindi è stato anche un momento di contatto con un'altra cultura. Abbiamo parlato di concerti, esibizioni, però siete comunque dei musicisti e come tali siete un po' girovaghi, no Nicola? E com'è ora tu, dopo il diploma con il Massimo dei Voti e la Lode al Cimarosa d'Avellino, ti stai spostando? Sì. Giusto? Sì, esatto. Tra l'altro mi sto spostando con uno strumento che non è proprio agevole. Quindi, un bel po' pesante. Sì, 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 sì. Però diciamo è questa la vita del musicista, diciamo, non stare mai in uno stesso posto, essere anche un po' cittadino del mondo, ecco, perché comunque spostandoti vai anche in contatto con altre realtà, altre dimensioni, altre città. Io ho vissuto sia a Roma che a Firenze, a Milano. E quindi inevitabilmente c'è il confronto, però c'è anche, sì, diciamo, il precariato poi dei musicisti, no? Beh sì, quello sì, soprattutto il precariato, infatti proprio per questo siamo girovaghi, perché appunto non abbiamo un punto stabile. E per ora va bene, ci può anche stare, però insomma prima o poi dovremmo trovare un punto d'arrivo. Esatto, sì. Luigi, in realtà entrambi vi siete diplomati, oltre che al conservatorio, anche al classico, al Parzanese. Tu hai mai considerato un piano B rispetto a quello musicale? Sicuramente sì, perché inizialmente quando mi dovevo ancora diplomare al conservatorio ho finito il liceo classico e quindi dovevo prendere una scelta. Iniziai a studiare giurisprudenza all'Università a Salerno, a Fisciano. E successivamente, quando mi sono trovato davanti alla scelta di dover scegliere tra la musica e giurisprudenza, la musica ha avuto la meglio, forse anche perché è stata la mia passione dall'inizio, appunto da quando sono piccolo che suono musica, non hai avuto dubbi, ascolto musica dalla mattina alla sera, quindi sicuramente quello è stato il motore che mi ha spinto poi a scegliere la musica come mia unica opportunità di vita.
C'è una cosa curiosa che tu mi hai raccontato prima, il tuo strumento ovviamente tra i tre è quello più facile da portarsi dietro e addirittura insomma, hai avuto modo di pagargli un po' il biglietto d'aereo per È una portartelo. responsabilità, diciamo che è un compagno di vita in tutto e per tutto. E quando ho suonato a fine ottobre scorso a Cork in Irlanda, appunto, in un jazz festival che fanno lì a Cork, e per trasportare il mio strumento ho dovuto pagare un biglietto a fianco al mio, quindi c'era Luigi Giardino e c'era Mister Sassofono proprio seduto a fianco Diciamo a me. che hai evitato quello che è successo a quella musicista con Alitalia che ha perso, purtroppo ha visto rovinata la sua viola del Sicuramente. È l'unica 500. sicurezza, appunto, avere lo strumento a fianco a te nel viaggio, quindi pagare un extra seat è proprio il termine giusto che si utilizza in questo caso per lo strumento che viene messo appunto proprio a fianco a sedere, a fianco a te durante tutto il viaggio. Antonio, tu non lo potrai mai fare. Sarebbe perfino più problematico del contrabbasso, quindi lo escludiamo a Assolutamente sì, prescindere. però anche tu comunque stai avendo modo di vedere un po' com'è il sistema musica in Italia, il sistema musica ma anche il sistema cultura, quindi eccessivamente forse precarizzato. Sì, sicuramente come hanno detto Luigi e Nicola, siamo portati ad uscire e a conoscere nuovi contesti. Questo avviene un po' per ragioni didattiche, perché spesso ci si sposta per studiare in Certo. un'accademia, come mi è capitato in questi ultimi anni nell'Accademia di Imola, dove mi stanno seguendo due ottimi insegnanti come il maestro Leonid Margarios e dall'ultimo anno anche il maestro Roberto Giordano. E appunto questo uscire, sia per motivi didattici che poi per motivi concertistici, ti apre delle prospettive, ti apre una comprensione magari più globale di quello che è la musica in Italia, di quello che è il ruolo del concertista e di quelle che sono le problematiche, ma anche le gratificazioni che da essa poi ne derivano. Tra di voi c'è chi, diciamo, tradisce un po' di più il suo strumento, che è appunto, cioè il suo strumento, meglio il suo stile, perdon, che è appunto Nicola, perché Nicola, come abbiamo visto nella copertina e come stiamo vedendo da queste immagini in sovraimpressione, si diletta anche col jazz, no? Hai Sì. partecipato, sei stato uno dei protagonisti dell'ultimo folk festival Winter Edition sul palco proprio del Tricolle. Anche se quello non è proprio jazz, diciamo, quello è un esperimento che abbiamo riproposto, che non abbiamo inventato noi assolutamente. È un duo. È un duo, sì, consiste in contrabbasso e voce e praticamente consiste nello svestire la musica di tutti quegli orpelli che potrebbero abbellirla, che sicuramente la abbelliscono. È un esperimento appunto che si chiama Musica Nuda ed è stato proposto da due grandi musicisti, sono almeno qui in Italia, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e noi l'abbiamo portato sul palco dell'Ariano Folk Festival proprio perché siamo rimasti molto colpiti. Io almeno sono un grande estimatore di Ferruccio, che è stato allievo anche del mio vecchio insegnante, quindi sì, ho scoperto questa cosa. Quindi, Questa chicca. sì. Antonio, tu sei entrato al conservatorio che avevi 11 anni. Ora come ora, con la riforma, ciò non è più possibile. Sì, sicuramente ci riflettevo ieri, ecco, rispetto a 10 anni fa, adesso, volendo riflettere un attimo su quello che è il conservatorio, sono cambiate un po' di cose. Che un parte è dovuto a questa riforma che di fatti ha cambiato un po' l'istituzione conservatorio, rendendolo di fatto un'istituzione universitaria. Ma anche da un punto di vista musicale, diciamo, con la riforma si punta a formare il musicista in maniera più globale, in maniera universale, diciamo, affrontando materie che sono anche esterne allo strumento, ma che possono essere importanti per la sua formazione. Rispetto al vecchio ordinamento, magari c'è una minore attenzione sullo strumento, però una visione più vasta sulle altre discipline. E in questo mi sta aiutando molto composizione, che è una materia che sto studiando da 6 anni, sono adesso al sesto anno di corso con il maestro Giacomo Vitale, e che mi aiuta ad avere una visione più ampia anche del repertorio pianistico che vado ad affrontare di pari passo.
In realtà anche Luigi mi diceva prima, ha usato una metafora, mi diceva i musicisti sono come i calciatori, il talento va in qualche modo appunto coltivato sin da ragazzino. Assolutamente sì, bisogna avere una, a parte una, anche una certa predisposizione verso la musica, una passione molto forte, anche perché poi chi studia musica classica in particolare ha bisogno di un certo rigore, che se non hai la passione proprio per questo stile musicale, difficilmente poi riesci ad andare avanti a fare concerti, perché c'è bisogno proprio di molto tempo da dedicare allo strumento. Quindi c'è tanto sacrificio, ma tante soddisfazioni poi successivamente, grazie appunto ai concerti, eccetera. Sulla riforma dei conservatori, come diceva appunto Antonio, sono pienamente d'accordo sul fatto che magari si dovrebbe un po' più ampliare l'aspetto legato allo strumento, anche perché adesso, se gli anni prima erano 10, adesso sono diventati 5, quindi c'è la metà del tempo per prepararsi appunto al diploma, che poi è allo stesso livello sia per il vecchio ordinamento che per il nuovo ordinamento. Quindi il livello è sempre lo stesso, ma c'è meno tempo. Quindi bisogna arrivare già preparati, quindi c'è bisogno già di tanto sacrificio prima, di tanto allenamento, quindi tutti i giorni appunto, in modo da arrivare preparati anche agli esami d'ammissione oppure al diploma finale, sì. Nicola, anche tu bocci la riforma dei conservatori? Beh, sì, perché in realtà è stato commesso un errore, nel senso che si è partiti dalla fine. Quindi ci doveva essere una riforma, però che partisse gradualmente dal basso, quindi dai licei musicali, quindi da formare prima i giovani, i giovanissimi, alla preparazione proprio per entrare in conservatorio e dopo istituire questi 3 anni più 2. Quindi è un errore, a mio avviso, cioè, Quindi voi siete un po' abbastanza. dei fortunati perché se avete fatto proprio per un pelo, siete riusciti a entrare nel vecchio Forse sistema, siamo. nel Beh, vecchio sì, forse gli ordinamento. UFO adesso si sta Sì, terminando, insomma, adesso sì. sono ad esaurimento, ma forse noi siamo stati degli ultimi, insomma, a Pochi, sì. diplomarci con il vecchio ordinamento, Esatto. assolutamente sì. Siamo arrivati alla fine. Nicola, con quale orchestra internazionale ti piacerebbe, insomma, suonare? A me basterebbe anche un'orchestra italiana. In Italia abbiamo delle orchestre di primissimo livello, basti pensare all'orchestra del Teatro San Carlo, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, l'orchestra del Teatro alla Scala. Non c'è bisogno di andare così in là. In Italia abbiamo veramente una vastità di musicisti, di direttori che ci invidiano in tutto il mondo, quindi cioè io spero di non dover appunto Andare via. andare via. Sì. Antonio, su quale palcoscenico vorresti esibirti a breve? Ma come l'ha più volte citato Nicola, il Teatro San Carlo, abbiamo nel nostro territorio un teatro che rappresenta tanto dal punto di vista storico, dal punto di vista musicale, perché è una delle acustiche più pregiate, più considerate del mondo, e quindi magari nel nostro territorio sarebbe un grande privilegio poter esibirmi lì. In Europa, se dovessi scegliere una sala importante, magari a Berlino la Filarmonia sarebbe un centro europeo di grandissimo rilievo, e quindi è un sogno che perseguo con umiltà andando avanti. Luigi, per te invece? Beh, i teatri importanti li hanno citati appunto Nicola e Antonio, quindi sicuramente sono anche per me teatri molto ambiti. Per me la cosa molto importante e fondamentale è il pubblico, il rapporto con il pubblico. Per me qualsiasi teatro, anche che sia un auditorium o che sia qualsiasi tipo di teatro, l'importante è avere il pubblico che conosce, che ti ascolta, che fai divertire, no? Durante il concerto. Quindi proprio il rapporto con il pubblico. Per me avere un pubblico informato, un pubblico che è pronto a esplorare vari tipi di musica, è la cosa più bella che si possa avere, oltre ai teatri che sono molto prestigiosi in Italia, ovviamente.
Noi vi facciamo l'augurio di ritrovarvi presto tutti e tre, dopo gli studi di Canale 58, proprio al Teatro San Carlo, no? Grazie. Avete tutte le carte in regola per poterlo fare e quindi che tutti i vostri desideri possano concretizzarsi. Buon futuro a questi tre ragazzi e poi un saluto ai nostri telespettatori. Alla prossima Password.